Amici di Controfuga, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata delle nostre anteprime. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi il difensore dell'AN Brescia, Niccolò Gitto. Ciao Niccolò, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Niccolò, quali sono stati i motivi che ti hanno spinto ad accettare l'offerta dell'AN Brescia? Ma diciamo che Bov mi ha convinto molto facilmente. Quando c'è un progetto ambizioso, dove si parla di potenziali vittorie e grandi obiettivi, ovviamente non si può dire di no. Poi c'è la componente che non è da sottovalutare, che è quella della mia famiglia, quindi mia moglie e i miei figli che lavorano, in questo caso vanno a scuola a Brescia. Che cosa ha significato nella tua lunga carriera l'esperienza che hai vissuto in questa parte di stagione con la calottina della Metanopoli, prima che ovviamente le attività fossero interrotte per l'emergenza sanitaria? Prima del lockdown. Ma allora, indubbiamente sono stati soltanto 6 mesi alla fine, 6 mesi in cui ho cominciato a conoscere una società. Società che ha fatto molto bene negli arco degli anni scorsi perché ha fatto 3-4 promozioni, se non sbaglio, una di fila all'altra. Quindi, e l'anno scorso eravamo partiti per salire in Serie A1. Quindi era anche quella una società ambiziosa che voleva fare qualcosa. Mi sono trovato bene con tutti quanti, con la dirigenza, i ragazzi, sicuramente porto un buon ricordo di loro. In base ai colpi di mercato che sono stati fin qui annunciati, che tipo di torneo pensi che possa essere la prossima Serie A1? Ma contro ogni previsione la Serie A1 si è mossa molto, molti giocatori si sono mossi, molti giocatori sono rinforzati, no? Si pensava a un momento di stallo, un momento fermo, un momento piatto, invece sembra che molte squadre abbiano voluto fare quel qualcosa in più per rinforzarsi, quindi spero e prevedo sia un campionato più equilibrato. Dopo una campagna acquisti così imponente come quella condotta dalla società presieduta dal presidente Malchiodi, pensi che il gap che vi separa al momento dalla Prorecco si sia ridotto o è invariato secondo te? L'AN ha fatto grandi sforzi, secondo me, questa campagna acquisti perché ha portato veramente grandi campioni, 3 campioni del mondo italiani, anzi 2 per ora, scusate, e Maro Jokovic, il mancino campione di tutto, il centroboa serbo, che anche lui è un giovane di ottime prospettive, e Vlahopoulos, che è una vecchia conoscenza del campionato italiano col Posillipo. Il gap, spero si sia ridotto, ma questo qua possiamo dirlo soltanto durante la stagione. La Prorecco rimane sempre la favorita numero uno, come lo è sempre stata durante tutti questi anni in Europa e soprattutto in Italia. E dovremo cercare noi, con l'allenamento, con la voglia, di colmare questa differenza che c'è tra noi due. Hai fatto riferimento, prima di correggerti, alla possibilità che nella prossima stagione a Brescia ci siano 3 campioni del mondo. Radiomercato continua ad insistere sul possibile arrivo di Vincenzo Renzuto in Lombardia. Che cosa regalerebbe come valore aggiunto al vostro organico l'ex attaccante del Posillipo? Allora, guarda, infatti mi sono un po' fregato prima. Allora, Vincenzo l'ho proprio sentito ultimamente, perché ci sentiamo in contatto, siamo amici, nonché siamo stati ex compagni squadra Recco in nazionale. È una cosa che l'ho alletta molto, ovviamente è una sfida. Porterebbe sia in attacco che in difesa un valore aggiunto per tutta la squadra e spero veramente accetti questa offerta del Brescia. Quanto è importante nell'anno olimpico, si sente spesso dire, per i giocatori che militano nel giro della nazionale, l'opportunità di giocare partite di alto livello sia in campionato che nelle coppe? È importantissimo perché poter giocare una Champions League, quindi partite di andare in questo caso ad affrontare prima il Siracusa, che è anche loro una squadra ben organizzata, o il Savona e eventualmente la Prorecco in finale, vuol dire allenarsi bene, benissimo durante l'anno ed arrivare mentalmente
predisposti per un obiettivo grande, che è quello della vittoria. È stato un periodo, diciamo, abbastanza vivace dal punto di vista regolamentare, forse non è ancora finito. La Canottieri si è avvalsa della facoltà di usufruire dell'autoretrocessione. Adesso è stata varata una commissione per i ripescaggi. Come credi che si risolverà questa questione? Quante squadre ci saranno al via della prossima 1? Chi prenderà il posto del circolo partenopeo? Prova a darci tu una lettura. Vuoi la palla di cristallo? Cioè, mi hai chiesto il segreto di Fatima, praticamente questo qua. Guarda, non sono riuscito ancora a risolverli un'intera commissione, come hai detto tu. Io ovviamente faccio il tifo per quello che posso per la mia ex squadra, la Metanopoli. Spero che riesca a salire in Serie A1. Ovviamente alcune squadre, come appunto la Canottieri nella 1 maschile e nel Rapallo in quella femminile, hanno dovuto cedere il passo per motivi economici. Questo dispiace un po' a tutto il movimento, a tutti quanti, però probabilmente era la cosa giusta da fare, quindi io sono stato favorevole a questa autoretrocessione, quindi speriamo bene per quello che sarà a settembre, per quando ripartiranno i campionati. Sicuramente. Quali passi, a tuo avviso, deve compiere la pallanuoto per cercare di rivitalizzare un prodotto? Mi riferisco soprattutto al torneo di Serie 1 maschile, ma in seconda battuta a quello femminile, che nell'ultimo periodo sembra perdere costantemente fascino, tant'è vero che questo sport lega gran parte delle sue fortune ai successi poi delle due nazionali. Che cosa si può fare in concreto? Mi bastano anche giusto un paio di proposte. No, allora, noi diciamo che abbiamo la fortuna rispetto ad altri sport, che adesso non sto qua ad elencare, come già potete immaginare, che magari non sono vincenti con le nazionali, però vengono portati in alto. Invece noi siamo al contrario, abbiamo delle nazionali super vincenti da sempre, però mediaticamente non siamo forti. E per essere forti mediaticamente devi fare degli investimenti. Ovviamente gli investimenti comportano soldi, soldi in cosa? Soldi in pubblicità, magari cercare di portare qualche giocatore alla ribalta mediatica. Su questo qua si lavora poco nel nostro sport. Spero che si inizierà il più presto possibile, perché bisogna pensare che oramai la via dei social è quella più facile per farsi pubblicità. Però bisogna investirci nei social. Certo. Come cambierà il vostro lavoro quando riceverete l'autorizzazione a poter svolgere gli allenamenti con il contatto fisico? Sicuramente sarà meno monotono, anche perché per adesso si nuota avanti e dietro, si fa dei palleggi ovviamente molto distanti e basta, e si finisce lì la questione. In alcune regioni hanno dato già il via libera, fortunatamente per loro. Speriamo che presto verrà derogata a tutta Italia e finalmente di poter riprendere a giocare il nostro sport che tutti amiamo. Chiudiamo con una domanda che è un po' una provocazione. Si sta allenando a Siracusa il Settebello. Le Olimpiadi, ovviamente, per tutto quello che è successo negli scorsi mesi, sono state rinviate all'anno prossimo. Pensi, con una grande stagione nel Brescia, di poter mettere in difficoltà Campagna per la convocazione per Tokyo, o la nazionale la consideri come un capitolo chiuso? Allora, ti dico la verità, adesso che sono tornato in una squadra che punta per lottare per tutto quanto, quindi in Europa e in Italia, si può pensare di nuovo in grande, di nuovo si può ripensare alla nazionale, quindi sicuramente cercherò di tutto prima per il Brescia, di migliorarmi, quindi tutta la squadra, e poi che possa mettere in difficoltà Campagna, ben venga, vuol dire che sto facendo bene io e la mia squadra, quindi non mi chiuderò nessuna porta. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, io ringrazio Niccolò Gitto per la sua disponibilità, e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Niccolò. Ciao.